Io cercherò di dire qualcosa sul progetto, su come è nato e perché è nato, perché l'idea iniziale è quella di raccontare, c'è la dottoressa Schiavo qui a rappresentanza della Questura di Milano, di raccontare un momento tragico della città di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, che è Piazza Fontana, che ha rappresentato un momento di cesura, diceva il dottor Sassi, di spaccatura totale nella storia della città. Cioè, chi si è occupato di quegli anni ha detto che c'è stato un paese, oltre che una città, prima Piazza Fontana e uno dopo Piazza Fontana. Ora, è ovvio che Piazza Fontana è un evento di portata enorme. 17 persone sono morte, quasi 100 sono stati feriti, alcuni sono rimasti mutilati a vita, quindi è ovvio che l'evento di per sé è stato clamoroso, anche perché ha inaugurato una stagione drammatica. Quello che interessava capire a me è cosa c'era stato prima di Piazza Fontana, cioè perché l'evento è stato vissuto in maniera così drammatica dalla città. Non erano le prime bombe che venivano messe, non era la prima volta che morivano delle persone. E, è ovvio che l'evento era gigantesco, però mi interessava capire come mai la città ha vissuto quell'evento in maniera così drastica e così drammatica. E allora mi ha fatto un percorso a ritroso per cercare di ricostruire che cosa è stato il decennio che ha portato a Piazza Fontana. E quindi, se Piazza Fontana è, come è stato detto con una certa enfasi, forse ha ragione veduta per una volta, la perdita dell'innocenza, che cosa è stata questa innocenza di questo decennio? E allora siamo partiti, abbiamo incominciato un percorso a ritroso per cercare di capire cosa è successo in città negli anni 60. E quello che è successo, salutiamo l'assessore, e quello che è successo è qualcosa di che poi è uscito nelle ricerche che abbiamo fatto, nei documenti che abbiamo trovato, nelle testimonianze. Avremo tra un po' anche online un canale YouTube di testimonianze di milanesi che negli anni 60 hanno fatto i fotografi, gli imprenditori, gli storici che abbiamo intervistato e che raggrupperemo appunto in una serie di interviste che metteremo online. Che cosa è stata questa città? È stata, in questo senso, le analogie con la Milano di oggi, magari poi l'assessore ci dirà qualcosa, sono interessanti. Milano costruisce i primi grattacieli alla fine degli anni 50 e oggi di nuovo costruisce grattacieli. Negli anni 70, 80, 90 nessuno ha costruito grattacieli, è già un simbolo importante questo. Ma la città di quegli anni ha tante analogie con oggi, è una città che diventa attrattiva per gli investitori di tutto il mondo. Oggi Milano è tornata a essere, l'altro giorno parlavo con un imprenditore che diceva sì, sono tornati a investire in Italia, a Milano sono tornati a investire. Milano torna a essere quello che era stata. E quello che è stato in quegli anni di clamoroso, e si sono sprecati i confronti con la Vienna di prima dell'Anschluss o con la Parigi degli anni 20, secondo me infondati, ma si sono sprecati i confronti, però quello che è stata Milano in quegli anni è stata una città diffusa, dove tutti parlavano con tutti, che era innervata di luoghi dove si faceva cultura, ma non cultura istituzionale, si faceva cultura nei locali, nei bar, nelle gallerie d'arte, in tutti i luoghi dove le intelligenze di Milano potevano confrontarsi e scambiarsi idee. Da quel confronto, da quello scambio di idee è nata la città meravigliosa degli anni 60. C'è un simbolo in mostra che siamo riusciti ad avere, che è il primo manifesto del Derby Club. Il Derby Club, tutti sapete che era il locale di cabaret in Viale Monterosa, detto il locale di cabaret sembra un po' sminuente. Nel manifesto ci sono due nomi, insieme a Giorgio Gavero, Bretta Colli, Enrico Intra, Franco Cerri, che sono Bruno Munari e i fratelli Castiglioni. Bruno Munari, del manifesto del Derby, ha firmato la grafica. I fratelli Castiglioni erano in cartellone, diciamo, perché hanno curato l'arredamento del locale. Quel manifesto racchiude tutto quello che è stata la Milano di quegli anni. Nel Derby ci andavano tutti, non ci andavano solo i cabarettisti. Ci andavano gli industriali, ci andavano i politici, ci andavano gli uomini di cultura, e come il Derby sono esistite decine, centinaia di altri luoghi che la città ha costruito e dei quali queste personalità si incontravano e scambiavano idee. Il Giamaica, che poi passerà alla storia anche per altre ragioni, negli anni 60 è il luogo dove si incontrano Dondero, Ugo Mulas, Luciano Bianciardi e Quasimodo, Montale e Dino Buzzati. Cioè è un luogo dove chiunque, Carlo Ossi, che è l'autore della fotografia di cui parlava giustamente il dottor Sassi prima, che abbiamo messo nel manifesto della mostra, e mi raccontava che abitava al numero 8 di via Solferino, al primo piano. Al terzo piano abitavano Dondero, Ugo Mulas e Luciano Bianciardi, e lui diventa fotografo perché frequenta il bar di quartiere, cioè Giamaica,
quando diciottenne Ugo Mulas dice: vuoi fare il mio assistente? Mi sembri un tipo sveglio. Poi lui è diventato il grande fotografo che conosciamo. Ma la Milano di quegli anni, Brulicave viveva in questi luoghi, da Pino alla Parete in via dei Borromei, alla Galleria della Muffola in via Lentaso, dove Tini Mantegazza faceva al tempo stesso mostre di Sironi e di Fontana e faceva esibire giovanissimi Franco Battiato e Giorgio Gaber, al Santa Tecla dove si esibiva Chet Baker e dove Franco... Cioè è un luogo disseminato di questi ambienti nei quali la città vive e pulsa, e in questi ambienti si confrontano tutti. Io non ne ho parlato in mostra perché era leggermente precedente, l'assessore di questo sa molto più di me, ma a Milano viene creato a metà degli anni 50 un centro di fonologia alla RAI, che è uno dei due o tre più importanti in Europa all'epoca. Da quell'esperienza nasce tutta l'esperienza musicale di Milano degli anni 60, poi i cantatori che nascono intorno a Nanni Ricordi. E qui c'è un protagonista che è Roberto Polillo, di molte delle fotografie che vedete in mostra legate al jazz. Suo padre, che non era affatto un impresario musicale, era, se non sbaglio, un dirigente della Mondadori, e aveva una passione sfrenata per il jazz ed è sostanzialmente colui che ha portato il jazz in Italia. Milano negli anni 60 ha il festival di jazz più importante d'Europa. Al Lirico e al Teatro dell'Arte si esibiscono tutti, ma tutti vuol dire Duke Ellington. Capolinea. C'è anche Capolinea, poi ce ne sono infiniti altri. Il Capolinea, sì, sì. Ma Chet Baker viveva qui insieme a Jerry Mulligan, ma lui è immortalato di Gillespie, che viene a Milano a più riprese. Il primo quartetto di John Coltrane, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, cioè è un mondo per cui Milano è diventata attrattiva. E quindi Bob Nord, a cui si faceva riferimento prima, o Albert Steiner, che non sono milanesi, vengono a Milano perché Milano è attrattiva. Ed è ovvio che poi Bob Nord crea quel capolavoro che è la segnaletica della metropolitana, che tutto il mondo ci ha invidiato e copiato, perché a New York e a San Paolo del Brasile, per fare due casi, hanno usato lo stesso studio grafico per rifare la metropolitana, qua da quella milanese. È una città che veramente costruisce ingegno e creatività a profusione. I cabarettisti si incontrano con gli artisti, i musicisti con i giornalisti, ci si incontra, si scambiano idee. Quello che abbiamo scoperto a ritroso, appunto, è quello che troviamo nelle prime sette sale della mostra, si è accennato prima al design. Se facciamo i nomi del design degli anni 60, ci facciamo i musei di tutto il mondo, perché Zanuso, Magistretti, Mangiarotti, Munari, Mari, Fratelli Castiglioni, non c'è niente di meglio. Da nessuna parte, non in Italia. Se pensiamo appunto al mondo della musica, a cui ho accennato, se pensiamo al mondo dei cabaret, delle gallerie d'arte, cioè davvero da questo punto di vista la città è un fermento unico. Piazza Fontana è il momento che segna la fine di tutto questo mondo. Tutti quelli che l'hanno vissuta, che erano abbastanza grandi da ricordarselo, si ricordano che dopo Piazza Fontana la gente ha paura a uscire per strada. E la paura di uscire per strada vuol dire la paura di entrare in questi luoghi, in questi locali dove si faceva cultura, dove si faceva, dove c'era fermento. E quindi la paura di uscire per strada segna poi i terribili anni 70, che non sono terribili solo per la malavita che abbiamo raccontato due anni fa, sono terribili per il terrorismo, sono terribili per mille altri motivi, ma Piazza Fontana è proprio il momento di spacco. Questo lo dice benissimo, e poi mi taccio e lascio la parola all'assessore. Con la lucidità del poeta, tre o quattro giorni dopo la fine, era il 16 dicembre, mi sembra, sul Corriere della Sera, Franco Fortini dice: con la strage di Piazza Fontana e la morte di Pinelli è finita un'era che era iniziata all'inizio del decennio. Un'era, non è un decennio, è finita un'era che era iniziata all'inizio del decennio. Mai parole furono più profetiche. Gli anni 70 poi saranno tutt'altra cosa. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere in scena la meraviglia, il fermento, l'entusiasmo, la creatività di quel decennio, fino all'ultima sala che segna poi, appunto, volutamente è stata fatta tutta nera, che segna la cesura di cui il dottor Sassi parlava. Vi ringrazio e lascio la parola all'assessore Ricordi.